Intanto dobbiamo ricordare che anche questa volta gli elettori continueranno ad essere espropriati del diritto fondamentale di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento da una legge elettorale che, benché tutti volessero cambiare, non è stata cambiata per l'accelerazione che ha messo in moto la sfiducia consegnata da Berlusconi al governo Monti, ma anche perché prima che questo avvenisse ognuno pensava a modifiche del porcellum a proprio uso e consumo. Certo, ci sono alcuni partiti che utilizzeranno lo strumento delle primarie per individuare i candidati da mettere nelle liste, non so però quanto serva e a chi serva davvero. Le primarie 22:30, i fatti in movimento. Buonasera Tiziana Guidi, Movimento 5 Stelle. Buonasera Anna Coluccino, cambiarsi può. Buonasera a Sabrina Polcari del Partito Democratico. Lo dovevo dire sta cosa della legge. No, come la pensate voi? È sottoscrivibile l'analisi che ha fatto e continuare questa messa in scena, questo tentativo di salvare il salvabile che non voleva essere salvato, evidentemente. Quando si vogliono fare cose si fanno, io parto da questo presupposto. Quindi se non si è fatta la legge elettorale, perché non si è voluta fare? Il Partito Democratico ha detto: noi abbiamo la linea, la strada maestra è il collegio uninominale, il maggioritario, dove i partiti designano i candidati e in quel collegio poi ogni candidato sfida davanti agli elettori di quel collegio i candidati di altri partiti. Non è stato possibile, la cosa delle primarie è un surrogato per recuperare un po', diciamo così, di democrazia. È chiaro che però quando bisogna scegliere il presidente del consiglio di una coalizione è un fatto, quando bisogna scegliere candidati da mettere all'interno di una lista e non dentro un collegio, beh, la cosa lascia molto così, insomma, no? Allora è chiaro che non c'è stata la volontà, è già qualcosa, per carità, non si vuole sminuire questo atteggiamento, questo comportamento, questa scelta del Partito Democratico, però insomma l'efficacia in termini di recupero vero da parte dei cittadini, dei propri candidati, insomma, ce ne corre. Allora è chiaro che la volontà in Parlamento di cambiare questa legge elettorale non c'è stata. È vero che le primarie del Partito Democratico hanno rappresentato, quelle del 25, una speranza per il Paese, ed oggi quelle per il Parlamento ne rappresentano ancora un'altra. Io quello che continuo a dire anche sul territorio è che secondo me la gente deve iniziare a riamare la politica. Partecipando magari oggi si riesce ad entrare in un meccanismo di decisionale anche per queste primarie, perché è chiaro, se il cittadino iniziasse a partecipare di più alla vita del Partito Democratico, di altri movimenti, magari il problema di decisionale dall'alto, della decisione dall'alto, non esisterebbe. Noi oggi stiamo per affrontare le primarie per i parlamentari e credo sia necessaria questa volta. Su questo torneremo, che io qua, che ripeto, apprezzando grandemente, diciamo così, la decisione in questo caso del Partito Democratico, sono molto scettico sulle reali ricadute in termini di riappropriazione del diritto di scegliere da parte dei cittadini. Ma di questo parliamo. Anna Coluccino, sta di fatto, ma non so se è un mio pensiero, come dire, da manicomio, oppure se invece è una cosa. Ma a me pare che con l'andare del tempo aver avuto questa legge elettorale abbia finito per truccare un po' la nostra democrazia. O no? Insomma, la rappresentanza di genere dovrebbe essere imposta per legge. Nel Partito Democratico, anche di questo parleremo, è stato sancito che per ogni candidato uomo nelle liste ci deve essere una candidata donna. Nel Movimento 5 Stelle questa cosa della rappresentanza di genere è avvertita e fino a che punto? Ma io penso che più che una rappresentanza di genere ci vuole una rappresentanza cittadina, nel senso che se noi dobbiamo puntare su una donna semplicemente perché una legge o una modalità ce l'impone, questo non fa molto onore alle donne. Noi dobbiamo puntare su delle persone che siano persone valide, che abbiano delle belle idee, che le sappiano portare avanti, agevolare la partecipazione delle donne
che a volte ci pensano due volte perché sono gravate da tutta una serie di compiti che la nostra società ancora, soprattutto al sud, non agevola. Parlo dei servizi che dovrebbero supportare chi, qualsiasi donna e a maggior ragione chi decide di spendersi in politica. L'importante sono le idee. Noi siamo convinti che le idee delle donne possano essere applicate con una maggiore concretezza perché partono dalla concretezza. Quindi sicuramente... Cioè, ma d'altronde questa complessivamente il fatto che poi alle donne anche nella vita politica, nei partiti, viene riservato, diciamo così, viene riservato un protagonismo di risulta. È chiaro che poi a un certo punto forse mettere una legge che imponga le cosiddette quote rosa, condivido quello che lei dice, a quel punto è indispensabile, perché altrimenti non avremo neanche quella rappresentata. Nelle firme io che adesso sono candidata a sindaco, sono una donna, quindi evidentemente il Movimento 5 Stelle per le donne ha un peso da rispettare. Possiamo ufficializzare, noi ci eravamo già visti tre settimane fa, tre o quattro settimane, possiamo ufficializzare questa cosa. Non siamo ancora in par condicio, quindi lei stasera dia fondo a le sue cose, dica quello che vuole, dica quello che vuole. Lei si candida, Sabrina? Alle primarie per il Partito. Certo. Che fa? Si candida? Io sono già candidata, diciamo. No, sto scherzando, io credo. Io sono sto seguendo un percorso politico che è ben preciso. Io credo che l'esperienza nell'amministrazione, partendo dal proprio territorio, dal proprio comune, e poi proseguendo magari man mano facendo sempre un passo in avanti, ti può portare sicuramente tra qualche anno a raggiungere un obiettivo che nessuno nasconderà. Glielo ho chiesto perché io negli ultimi tempi, anzi negli ultimi anni, per la seconda volta di fila quasi, sono stato d'accordo con Lucio Fierro, si vede che la profezia dei Maya è in arrivo, perché Fierro ha fatto una riflessione che io ho condiviso molto e devo dire a mia insaputa a questo punto, cioè c'è un handicap nelle primarie per scegliere i candidati che devono far parte di una lista. Perché? Perché dice Fierro, giustamente, pesano i sistemi di relazioni e quindi sto cambiare si può... Vi toglie un po' di terreno, di no? 5 Stelle. Ma più stiamo, come dire... Con una differenza, loro attribuiscono un grande significato all'impegno politico propriamente detto, storicamente detto. Voi invece rispetto all'impegno politico vi ponete in maniera molto più pragmatica, diciamo. Ma ci muoviamo in modo differente. Ci organizziamo attraverso la rete, ci vediamo e i nostri incontri sono molto partecipati, quindi qui a Dovendino non credo che ci sia un'altra forza politica che puntualmente a ogni riunione organizzativa ha 30-40 persone. Noi abbiamo creato gruppi di lavoro su... Fino a qualche tempo fa i partiti dovevano chiamare le famiglie per far guardare per una strada. Quindi mi incontro su questo. Noi abbiamo creato dei gruppi di lavoro per competenze, cioè ognuno di noi, io lavoro nella scuola insieme ad altre persone, abbiamo il nostro progetto sulla città per la cultura, così il gruppo economia, così il gruppo lavori pubblici, quindi c'è una grande serietà e una grande, ci stiamo spendendo moltissimo per questo e io credo che questa sia veramente la parte più nobile della politica, cioè fare politica in senso nobile significa mettersi al servizio dei cittadini con le proprie competenze. Quindi, Sabrina, un partito centrale come il Partito Democratico insomma deve guardare a quello che succede intorno, cambiare si può, lo stesso Movimento 5 Stelle, cioè in che termini guardate in questa provincia a queste presenze che cominciano a organizzarsi, che cominciano ad avere consistenza, che cominciano a proporre, perché qui non siamo di fronte, cioè quando si dice il Movimento 5 Stelle insomma è facile bollare antipolitica, qualunquismo, e invece Tiziana Guidi ci sta dicendo loro stanno lavorando per la scuola, per la cultura, per la città, per le opere pubbliche, quindi non è che siamo di fronte ad agitprop, siamo di fronte a progetti politici come quello di Cambiare Si Può, per esempio. Quindi
Vi ritrovate, cioè, un po' vi sentite inadeguati oppure accettate questa sfida, accetterete questa sfida sul piano delle cose che annuncerete? Ma io credo che la sfida del centro-sinistra è proprio questa. O riusciamo ad uscire da determinati canoni della politica e costruendo insieme una piattaforma politica, perché poi credo che i loro movimenti non si discostano poi dal pensiero che è di centro-sinistra che è di sinistra. Quindi o si riesce ad uscire da fuori dagli steccati e iniziare a costruire una piattaforma programmatica unitaria, oppure o sia per il PINA che a livello nazionale noi rischiamo di far governare le destre e magari le politiche che ci sono state fino ad oggi. Io credo che è necessario iniziare a costruire un percorso politico di fatto di competenze. Inadeguata no, perché io mi rendo conto che a volte il Partito Democratico all'esterno esce sempre come la contraddizione della politica, però io faccio politica all'interno del partito. Mi dica la famosa domanda dei soliti giornalisti ai soliti candidati, non siamo entrambi nell'uno né nell'altro. 100 giorni lei fa il sindaco di Avellino, che combina, che fa subito? Allora, una quantità di cose si possono fare. Il problema è che, faccio dire una cosa sulle altre liste civiche. Allora, mi fa piacere cambiare si può, perché ho letto, da quel poco che ho letto in questi giorni, loro veramente si presentano con una task force originale, tra virgolette, no? Ma queste altre liste civiche, che sono il riciclaggio, no, di tanti volti, allora questi si accorgono adesso che sono state fatte le opere, sono state scritte, dove erano fino ad ora? Allora, ci tornassero. Ho capito. Se ne va in todos, lo slogan. Cioè, voglio dire, adesso abbiamo fatto una battuta che sono. Lei sta dicendo, attenzione, c'è un grande bisogno di rinnovare la politica e soprattutto noi la vogliamo rinnovare intanto demolendo e spazzando via tutto quello che è stato fino ad oggi, il Movimento 5 Stelle, semplifico, brutalizzando. Però attenzione anche che dentro questo clima dove il cittadino auspica, in qualche modo aspetta il rinnovamento, pur avversandolo magari con il disinteresse rispetto alla politica, dice attenzione perché poi qui c'è chi si sveglia la mattina e sembra che sia stato all'estero per tutti questi anni. No? Che si rifanno una verginità delle liste civiche, no? Allora, quando sono stati stanziati i soldi per il tunnel, quando sono stati stanziati i soldi, fortunatamente non ancora perché il parcheggio, la data ultima per la gara d'appalto è il 20, quindi sì. È prossima. E lì noi abbiamo presentato al prefetto una serie di obiezioni, cioè quando veniva firmato un accordo per fare il parcheggio, un parcheggio che per fare 200 posti interrati in luogo sismico ne perde 2000 in superficie, queste persone dove erano? Allora, adesso si indignano per le opere pubbliche, ma non è che facevano parte pure loro degli amici degli amici? Cioè, voglio dire, i volti di questa città che si sono occupati di certe cose si conoscono anche gli ambienti che erano intorno. 960.000 euro spesi dal comune di Avellino per le consulenze. Abbiamo visto che si sono consultati così bene che la città è una pugliera, cioè è piena di buchi che non si sa cosa servono. Adesso scoprono che oddio, si sono spesi soldi inutili per le opere pubbliche. Quando hanno fatto marcine, avete pazienza. Qualche pizzicotto se lo potevano dare pure un po' prima, questo che dici. Potevano salvare la faccia all'ultimo a tutto e dedicarsi. Di candidarsi, l'ennesima discesa in campo perché basta. Silvio Sarno lo candida a Bersani direttamente, ho sentito dire. Lei ne sa niente, Sabrina, della vostra lista, del listino privilegiato in quel 10% che è nelle disponibilità del segretario, destinato a personalità della società civile, del mondo delle professioni, dello spettacolo, eccetera. Interdetta. Non sa niente? No, e resta interdetta. E interdetta perché? Io spero innanzitutto che si scelgano candidati competenti, no,
non perché si pesano, ma soprattutto sicuramente, però io credo che noi abbiamo un partito pieno di militanti, abbiamo fatto le primarie, ci sono persone volontarie che si sono spesi per le primarie del Partito Democratico e del centro-sinistra. Oggi credo che la necessità è magari guardare a quelle persone. Lo so, però se poi il vostro partito a livello nazionale vuol dire da, non entro proprio nel merito, nella disponibilità del segretario il 10% di parlamentari e poi vi dovete stare, non è che potete. Vabbè, però ho capito il suo ragionamento. In fondo lei dice nella nostra platea, quella noi anche c'era. Hai voglia a scegliere? No, ma anche perché le primarie parlamentari sono esclusivamente interne al Partito Democratico. Va bene la società civile, apriamo, però attenzione, apriamo con criteri specifici, non apriamo perché abbiamo bisogno di personalità che dobbiamo per candidare. Facciamo attenzione, perché altrimenti poi rischiamo di perdere la base e il nostro partito. Ma perché comunque non è possibile. Sabri, hai ragione, Silvio è il mio amico, però questa cosa che i panarelli non se ne può. Cioè io capirei. Sono 5 anni che sono in questo partito. Ma è estremo, lo so. Estraete la sorte, tra tanti militanti, da questo punto di vista fa bene Grillo. Ma guarda, io ti dico una cosa, per me è stata emblematica di tutto questo modus del partito del PD. Quando qualche anno fa c'è stata la proposta di Sodano a Cantone di candidarlo come candidato unico per le regioni, tutti i partiti, che fosse il vero stato di PD. Su che cosa, Tizia? Sulle regionali. Un po' questa cosa surreale o da manicomio che si voglia che avevamo citato all'inizio, ma pensate un po'. Sibilia si dimetterà per candidarsi al Senato o più verosimilmente alla Camera, come si dice, perché il PDL è impredicato di non confermare, mettiamola così, i seggi delle precedenti elezioni, quindi per Sibilia il ritorno in Parlamento risulterebbe meno difficile candidandosi alla Camera. Però succederà a questo alla provincia, che Sibilia si dimetterà nei 7 giorni, entro 7 giorni dal decreto di scioglimento, e il presidente della provincia facente funzioni sarà uno che i cittadini non hanno scelto. Mi sembra molto tutta la stima, la competenza, la passione, la capacità amministrativa di Vincenzo Sirignano, non c'entra niente questo. Il fatto, per dare anche un po' alle regole che si truccano a loro volta dentro un meccanismo che in qualche modo è già truccato, insomma, lascia Tiziana, lei che pensa di sta cosa? In un ente che prevede l'elezione diretta del presidente. Ma lei sta parlando di una persona che è per la democrazia diretta. Quindi pensi un po' come scaceni perché non c'è la condizione. In realtà noi la par condicio la facciamo rispettare tutto l'anno e sempre, a prescindere se c'è la scadenza elettorale o no, la cosa non ha senso. Ma voglio dire, tante cose non hanno senso, in questi ultimi anni, no? Quindi non c'è da meravigliarsi che ce ne sia una e più in meno. Un'opinione volante su questo, sia per Anna che per Sabrina. Abbiamo, a partire dalla scelta nazionale di cui io rivendico il carattere totalitario, perché di fatto permettere a un gruppo dirigente detta da chi è sospettato di essere comunista totalitario ma perché io sono una libertaria, quindi il totalitarismo è quanto di più distante possa esistere dalla mia visione politica.
e quindi non lo contemplo in nessun caso. Il parere, l'opinione volante doveva essere su questa cosa. L'opinione volante è che per me è inaccettabile che si veicoli alla città, nella cittadinanza, che il voto non serve più. Perché a volte dare fin troppo peso alle capacità tecniche, ridurre tutto a tecnicismi e a burocratismi, significa che noi in teoria potremmo semplicemente eleggere le persone nel concorso. Contiamo, facciamo che fa un concorso. Ecco, contiamo quanto il 2 di coppe. Noi votiamo per questioni. Contiamo quanto il 2 di coppe. Contiamo quanto il 2 di coppe se effettivamente non riusciamo ad inserirci nei meccanismi dei partiti. Altrimenti decideranno e continueranno a decidere sempre gli stessi. E la cura? Noi stiamo qua, la cura. La facciamo, la troviamo noi altrimenti. No, la cura ci può essere. Qual è la cura? La cura è la candidata sindaco di Avellino. Due mandati, le persone vadano a casa. Due mandati e a casa. E allora tutti quei connubi, tra quegli intrecci, tra potere, politica e quant'altro, vanno a farsi benedire, perché manca il riferimento istituzionale costante. Rispetto a queste discontinuità, galasso sì, riprendere, devo andare a casa. Non ci sta proprio di che discutere. Maggioranza perché... e opposizione, vedi? Allora, la maggioranza, perché ha delle responsabilità enormi sulla cattiva gestione della città. Basti pensare che Avellino è una città che non ha il piano di zona, cioè il piano di zona, per dire ai nostri interspettatori, è quello strumento che i comuni mettono in atto, concordando delle cose con le ASL locali e con altri enti, perché possano supportare le frange deboli per le situazioni di difficoltà, le case famiglia, i problemi di violenza sulle donne e quant'altro. Avellino non ha un piano di zona perché al sindaco evidentemente non interessava, forse questi argomenti non portano voti, forse portano più voti mattoni, per capirci. Quindi loro devono andare a casa. Chi ha fatto opposizione chiaramente va in qualche modo lodato per la sua opposizione dal punto di vista ideale, ma se poi questa opposizione non è riuscita a fermare le storture che si sono prodotte, allora devono andare a casa pure loro. Mi sembra evidente questo. Quindi inadeguata anche l'opposizione. È chiaro, cosa hanno impedito in questa città? Hanno impedito il tunnel? Hanno impedito il parcheggio? Hanno impedito che le sedi storiche andassero in disfacimento? Non sono riusciti a farlo, io non dico che non ci abbiano provato, però evidentemente sono stati inefficaci. Allora, gli uni responsabili fino in fondo del totale abbandono di questa città per le incompiute, per il fatto che non è stata spesa una lira per l'istruzione e per quant'altro. Nell'anno peggiore della crisi non un soldo in più a chi dava da mangiare senza tetto. Allora, queste cose sono veramente imperdonabili e loro devono andare a casa. Se la politica parla tanto e ascolta poco, nel momento in cui ascolta i bisogni dei cittadini e lavora per i cittadini, è chiaro che è un'evoluzione, è un cammino in evoluzione. Ma fino a quando questo ascolto non c'è e si fanno le cose per gli amici degli amici, è chiaro, finiti quegli amici, arrivano gli amici degli altri amici e non si finisce mai. Cari, sono amicizie, dura a morire. Sì, qualcuno che dice che Avellino è in mano a 8 famiglie. È così. No? 8 famiglie. Allora, lavoro ad Avellino ma dormo altrove. Ecco. Spiegatemi se 8 famiglie che vado a bussare così, l'intervisto. Allora, io penso a questa cosa. Chi sono queste 8 famiglie? Spieghiamo un concetto. Perché concetto, va bene, allora è un concetto, non sono. Sono 8 concetti. Sono 8 concetti. Vabbè. Questo per dire che comunque esistono delle dinastie, no? Anche io toccavo il tema delle consulenze. Quindi esistono degli apparati, esistono degli entourage. Fino a quando si dà ascolto a quelli e si dimenticano i bisogni della città, non se ne esce. Se ne esce nel momento in cui i cittadini si organizzano anche attraverso la rete, non solo, ma anche attraverso la rete, mettono giù dei progetti e trovano negli amministratori degli interlocutori che ascoltano. Chiudo velocemente. L'altra sera è venuta a una nostra riunione una persona che ha posto un tema, che è quello della solitudine del malato oncologico, no? Che è un tema di valore etico enorme.
Sapete perché è venuto al Movimento 5 Stelle? Perché quante volte è andato a bussare dagli altri partiti, non se la sono filati manco di striscio. Non ascoltano. Se tu non ascolti, non puoi sapere i bisogni delle persone. Mm-hmm. Dal punto di vista, io non dico alleanze, perché voi escludete alleanze di ogni tipo, voi andate da solo, vi presentate ai cittadini, dateci la maggioranza e governiamo noi. Però dateci la maggioranza e governate voi. Governate voi, no, sì, che ho sbagliato, io ragiono ancora con la mente del secolo scorso. Però movimenti come qui, come Cambiare si può, per esempio, che si pongono, diciamo così, in quella sintonia della democrazia diretta, della rappresentanza diretta, dei bisogni, diciamo così, che la politica trascura, che non sente, che non ascolta, non c'è possibilità, non dico di tema, di dialogo, di confronto. Ma il dialogo non è una cosa che noi rifiutiamo gli accordi, che sono un'altra cosa, ma il dialogo, cioè il fatto che su dei temi specifici si possa convergere e fare fronte comune, battaglie condivise. E qual è il problema? Perché voi non potete far finta che il Movimento 5 Stelle non ci sia, Anna Conci. Ma io non faccio assolutamente finta, non commetto neanche l'errore che commettono molti di considerarlo antipolitico. Partiamo da questo. Beh, un po' se ne sono tutti accorti che perché, perché per me la politica corrisponde con l'impegno per la città, non per quello di Grecia, corrisponde con l'etimo che non è altro che impegno per la città, partecipazione per la città, quindi è un movimento a tutti gli effetti politico. E se io leggo il loro programma sono convinta che mi ritroverò 9 su 10. Non riesco ad immaginare adesso una tematica su cui potremmo non essere d'accordo, perché non essendoci, ecco poi è questa la differenza, non essendoci un'identità, una scelta politica chiara, io non posso prevedere quali saranno le scelte rispetto ad ipotesi o a di fatti. Cioè posso sapere che cosa hanno intenzione di fare, come hanno intenzione di rispondere a domande che esistono, ma come risponderanno alle domande future non posso prevederlo perché non c'è un'identità politica. Per questo io scelgo di appartenere al gruppo, al movimento a cui appartengo, magari non ho scelto di appartenere al Movimento Politico 5 Stelle. C'è una cosa che però mi preme moltissimo dire, perché è una cosa che non dice purtroppo ancora nessuno, che invece dobbiamo imparare a dire tutti. Questa amministrazione non ha solo avuto il difetto di mostrare incapacità, insensibilità, disinteresse, personalismo, clientelismo, quanto di altro ci può venire in mente, ma ha prodotto la tragedia di cominciare a far arrivare in città la camorra. Noi questa cosa la dovremmo cominciare a dire chiara chiara, la dovremmo cominciare a dire in maniera molto limpida e pulita. Perché sappiamo, non dico meglio, ma mettiamola così, Anna Conci. Proviamo a metterla meglio, non sono stati attenti. In termini sorvegliati, attenzione. Esatto. Non sono stati attenti a che negli appalti pubblici partecipassero aziende serie, oneste e non camorristiche, non infiltrate dalla camorra. Questa cosa qua, è ora che ce la cominciamo a dire, non la possiamo dire soltanto nel bar, non la possiamo dire soltanto sottovoce dietro casa, perché è bene che anche la camorra cominci a capire che qualcuno se ne è accorto.